Benvenuti a CISL Informa, benvenuti alla settima puntata di questo percorso che abbiamo ripreso la scorsa settimana dopo i 2 mesi di fermo che ci sono stati, nei quali la CISL però ha continuato a lavorare. Ha continuato a lavorare perché, come abbiamo sentito anche la scorsa settimana, sono state adottate tutte quelle pratiche per poter essere sempre e in ogni caso vicini agli iscritti e anche dare tutte quelle sicurezze, quelle indicazioni sulla tutela dei lavoratori, ad esempio nelle aziende che hanno continuato nel periodo di lockdown a lavorare. L'impatto dell'emergenza sanitaria su anziani e pensionati è il tema di questa settima puntata e per questo abbiamo in studio Rino Dalben, che è segretario generale CISL FNP Belluno Treviso, e Snedder Scotton, segretario FNP Belluno Treviso. Peraltro li abbiamo già conosciuti nelle prime puntate di questo nostro incontro della seconda stagione di CISL Informa, ma andiamo subito a Rino Dalben. Come hanno vissuto i pensionati questo periodo di emergenza sanitaria? Allora su due fasce direi, la prima i più anziani, ricordando quanto i loro genitori, a proposito della memoria della famosa o mica famosa influenza spagnola, sì, quindi la pericolosità che questa influenza aveva portato allora. I meno giovani, e allora la fascia insomma nostra, sì, eccoci così, con le pari preoccupazioni che venivano dai più anziani, e dovuta al fatto proprio che la fascia d'età più colpita erano quelle degli over 65, dalle statistiche che abbiamo avuto modo. Quindi ecco, questo è stato un po' il primo impatto di quanto i nostri soci ci facevano avere tramite telefono o mail. L'altra questione invece grossa che è stata la forzata lontananza dagli affetti familiari, e questo ha pesato in maniera veramente importante nel dato psicologico delle persone. Noi l'abbiamo avuto modo appunto di interloquire e di capire quanto questa lontananza pesava. Questo è stato un po' il primo impatto. Il problema psicologico è stato addirittura maggiore, forse sotto questo profilo, di quella che è invece stata l'esperienza di reclusione per la pericolosità, no? O perlomeno si è accompagnata, ha accresciuto la preoccupazione il fatto di non poter avere, ad esempio, vicino gli affetti. Come sindacato dei pensionati CISL avete messo in campo delle azioni, delle iniziative a salvaguardia delle fasce deboli della popolazione? Allora, da subito noi ci siamo attivati nei confronti, per quanto riguarda Belluno, della direzione dell'Ulsuno Dolomiti, perché in virtù di un protocollo che già l'anno scorso avevamo siglato come federazioni e confederazioni, come FNP e CISL e le altre collaterali, e per capire un po' quali misure l'ULS intendeva mettere in campo per quantomeno cercare di limitare i danni, se possiamo chiamarli così, di questo Covid. E ci sono state queste riunioni principalmente anche per capire quali impatti aveva e cosa l'ULS faceva nei confronti delle RSA, cioè delle case di riposo, così come vengono definite, perché noi riteniamo che questo aspetto sia l'anello, cioè le case di riposo sono quell'anello tra virgolette debole dell'aspetto socio-sanitario, dove ci sono evidentemente i pensionati e i più anziani, ecco, in questa. Quindi da subito l'abbiamo fatto, da subito abbiamo trovato però delle, come dire, reticenze nel dare numeri, nel dare, ecco, quelle cose che chiedevamo, proprio per capire quale fosse l'impatto. C'è stata, per la verità, da parte delle direzioni, di tante direzioni, ecco, delle RSA, un'attenzione propria, quindi autonoma, nel chiudere subito
l'accesso sia per quanto riguarda gli ospiti, sia per quanto riguarda i visitatori, e con l'accesso alla struttura, e questo è stato, credo, la cosa migliore. Proprio sul tema delle RSA veniamo a Snyder Scotton. Questa fase emergenziale che si sta, speriamo, naturalmente chiudendo, però il bilancio in Italia è drammatico per quanto riguarda le RSA. Che cosa non ha funzionato? Intanto buongiorno a tutti gli spettatori e anche a lei, buongiorno e ben ritrovato. Grazie. Cosa non ha funzionato? Prima di tutto penso si sia sottovalutato l'importanza e la gravità di questo virus. E c'è stato un po' c'è una grande ignoranza, proprio la non conoscenza di cosa andavamo incontro. Si sono verificati poi casi isolati, quindi sono diventati di cluster, avevano capito che chiudendo questi cluster e quindi seguendo, tenendoli isolati, si poteva in qualche modo risolvere, ma non avevano capito che la cosa invece si stava espandendo, perché sembrava che fosse prima di tutto un'epidemia, quindi circoscritta di cluster, poi invece è diventata una pandemia dove tutti un asintomatico poteva infettare 3, 4, 5 persone. Quindi la cosa era molto grave. E poi c'è stato anche, se da una parte gli ospedali in qualche modo hanno cominciato a reagire su questo, e anche la nostra Regione Veneto in collaborazione logicamente con il governo è riuscita a fare delle ordinanze che andavano incontro e a rafforzare quelle misure sanitarie per supportare le RSA, dall'altra parte, mentre la gran parte delle nostre RSA sono di tipo pubblico, le IPAB, sì, dall'altra parte, specialmente qui nel bellunese, sono di tipo privatistico, fondazioni, eccetera. E questo ha portato che ogni direttore di casa di riposo tendeva a chiudersi nel suo guscio senza avere collaborazioni esterne, ma soprattutto non avere una regia, diciamo, apicale, chiamiamola così, che poteva in qualche modo dare quegli indirizzi, quel supporto affinché si potesse avere diciamo, dei risultati migliori e non quello che è successo. Quindi mancanza di una direzione generale per quanto per mettere in rete tutte le informazioni e conformare a tutti le stesse metodiche, gli stessi disciplinari. Esattamente, ma quel paradosso è questo, che abbiamo visto, perché abbiamo fatto anche una riunione e più qualche riunione con i direttori delle case di riposo del bellunese, erano resti ad accettare anche queste USCA, che adesso sono queste unità speciali di continuità assistenziali che vengono messe in campo dalle USL per dare un grande supporto alle case di riposo. E forse anche perché implicava tutto questo, cioè mettere in funzione quei suggerimenti dati anche prima ancora da un mese e mezzo fa circa dal piano sanitario pubblico emesso dalla Regione Veneto, che dava compito a tutte le USL di fare delle squadre, dei team di medici, anche di 30 persone, medici, infermieri, collaboratori, eccetera, esattamente, che andavano a fare proprio, passavano casa di riposo per casa di riposo per i tamponi, per dare assistenza, per escluire anche le persone. Ecco. E su questo però è mancato anche da parte sempre, perché non si trovavano, perché eravamo in ritardo, quindi i DPI, eccetera, eccetera. La fermo, Snyder, perché abbiamo il tempo che corre veloce, quindi mi rendo conto. Me le chiedo 30 secondi, IPAB ha danni al centro di richiesta di riforma da parte delle organizzazioni sindacali. Proprio in 30 secondi, che cosa chiedete? Guardi, prima di tutto chiediamo impegnative. Poi che se è possibile un aumento di quello che sono le quote economiche,
perché questo potrebbe assumere delle persone, quindi di nuovo, dei collaboratori, dei operatori all'interno delle case di riposo, in modo da avere il giusto rapporto pazienti, cioè ospiti e operatori. È una giusta, è una equa perequazione fiscale, sia come IPA sia come case di riposo. Queste sono le cose maggiori che noi chiediamo. La contrattazione con i comuni sta riprendendo, anche in questo caso, 30 secondi, che cosa chiedete? Guardi, le dico, la cosa che ci preoccupa di più è la famiglia perché c'è il disabile, perché c'è il nonno, perché c'è la situazione del bambino che deve andare a scuola, che raggruppa tutto il sociale, quindi i trasporti, i pasti, eccetera, la difficoltà magari senza lavoro, eccetera. Allora, quello che noi chiediamo in primo momento è per cortesia, tutte le risorse che avete destinatele all'aiuto di tutte le famiglie, possibilmente e delle persone sole, che ce ne sono tante, e quello che potete dare un aiuto anche a tutte le attività economiche che possono accedere ai fondi stanziati dal governo, cioè quelli che il governo ha detto andate in banca, chiedete e a fondo perduto, no? Però se non ce la fanno, ecco che i comuni, anche quel fondo welfare che abbiamo noi, potrebbe progettare dei progetti e quindi dare un aiuto anche alle attività economiche che magari hanno bisogno di più capitali. Ultima domanda, anche qui chiedo a Rino di essere veloce nella risposta. La sua preoccupazione e la vostra preoccupazione per l'impatto sociale. Sull'impatto sociale, emergenze. Quello che chiaramente da qui in avanti ci vede anche qua pronti e presenti come sindacato. La preoccupazione sta nel fatto di quello che vediamo per televisione ogni giorno, no? Hanno allentato un po' la morsa e allora tutti ne hanno approfittato, chi più chi meno. Allora, non per fare distinzioni, ma sicuramente gli anziani sono stati e sono ancora quelli più diligenti nel seguire basta guardare che cosa accade fuori, eccoci, da un bar con un occhio un po' diligenti. Attento, i giovani sono un po', ma eravamo giovani anche noi una volta, sì. Quindi non c'è problema da questo punto di vista. La preoccupazione vera rimane comunque quella del lavoro, delle fabbriche che stentano a riaprire, e comunque un discorso di economia provinciale, perché noi stiamo nel nostro territorio e quindi sindacalmente siamo presenti qua, ecco, a dover vigilare sulle due cose, ecco, attenzione primaria al discorso della salute, salute, certo, propria, ma poi soprattutto al discorso dell'economia, che ecco, riprendendo il lavoro nelle fabbriche, riprendendo l'apertura di tutti, insomma, ecco, gli agenti economici nel territorio, ecco, si possa, speriamo, trovare una soluzione positiva. Allora, in primis l'uomo e come sempre, poi l'economia. Primis l'uomo. Come allora, sempre. Grazie a Rino Dalben, segretario generale FNP Belluno Treviso, grazie a Snyder Scotton, segretario sempre FNP Belluno Treviso, grazie ai nostri ospiti, e noi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, qui a Telebelluno Dolomiti. Buona giornata.